Noi oggi siamo ovviamente molto soddisfatti, siamo molto contenti e adesso vi spiegherò perché, però non ci piace l'idea del taglio del nastro né del festeggiamento, perché oggi abbiamo voluto anche la moglie e le figlie di Salvatore Renna, un operaio di Bosco Reale, c'è anche il sindaco, per ricordare che se noi oggi stiamo qui sicuramente per merito di tanti di noi che ci hanno messo la faccia, che ci hanno cercato con i denti di ottenere i finanziamenti, di fare un buon lavoro col governo, e ringrazio il ministro Del Rio della sua presenza, ma se oggi siamo qui è merito soprattutto di centinaia e centinaia e centinaia di operai che anche in momenti difficili ci hanno creduto insieme a noi, e c'è anche chi ci ha rimesso la vita, quindi ricordiamolo perché è importante. E il 2 giugno, quando, ed è, appunto, non è un fatto casuale che abbiamo voluto vicino a noi Giuseppe Camillo come rappresentanza, diciamo, di tutti voi lavoratori, il 2 giugno su iniziativa dell'amministrazione, concordata ovviamente con l'azienda eccetera, ci sarà per sempre qui una lapide che ricorderà appunto Salvatore, l'operaio morto. Quindi ci tenevo a fare questa precisazione doverosa. Io credo che oggi nel 2015 questa metropolitana è sicuramente una delle opere di maggiore valenza nazionale, su questo poi credo che anche il ministro dirà la sua, è frutto di un lavoro di collaborazione istituzionale molto significativo. Veramente per la realizzazione della metropolitana devo registrare una collaborazione importante, devo sottolineare quanto l'amministrazione comunale di Napoli ha creduto in quest'opera. Quando siamo andati ad ottenere il completamento del finanziamento della linea 1 sino a Capodichino, perché da un cantiere che si apre alla cittadinanza c'è un cantiere in opera per consentire il lavoro e l'apertura di altre stazioni, penso al centro direzionale, penso a tribunali, penso all'area nord fino a Capodichino, e penso, lo voglio dire, al prossimo traguardo che necessariamente si deve completare nei prossimi mesi, è la linea 6 da Piazza San Pasquale a Fuorigrotta, perché anche quella è un'opera strategica della nostra città. Noi siamo molto soddisfatti di questo risultato, perché è un risultato conseguito in un momento storico particolarmente difficile, dove non è stato facile dimostrare che questa è un'opera pubblica vera, che serve ai cittadini, serve all'utenza, serve all'area metropolitana di Napoli. Chiudo nel cogliere l'occasione anche della presenza ai massimi livelli del Governo della Repubblica Italiana, del Ministro Del Rio, per ricordare che qui parliamo di un'opera pubblica importante e l'industria dell'area metropolitana napoletana e della Campania vive settimane e mesi molto difficili, e quindi in questo momento in cui tanti operai soffrono e tante persone perdono il lavoro, ricordiamoci quanto, signor Ministro, noi stiamo cercando di fare perché Napoli non sia solo una grande città turistico-culturale, come ha cominciato nuovamente ad essere, non solo una città che si fonda sul commercio e la piccola e media impresa, ma Napoli è anche una città, Napoli, la sua area urbana e la sua regione, è una città industriale, è un'area industriale, c'è una classe operaia, pensiamo alle lotte che in questi giorni stanno portando avanti gli operai e gli impiegati della Lenia, del gruppo Finmeccanica, della Selex, di Telespazio, di Whirlpool, l'Indesit, di tutto il comparto industriale. Io non riesco a immaginare Napoli, capitale del Mezzogiorno, senza un futuro anche industriale. Una grande città è tutto ed è anche industria. Quindi in questo giorno, oggi, per noi di soddisfazione e anche di ricordo, è per ricordare a tutti noi che senza l'industria, senza la classe operaia e senza il lavoro non ci può essere sviluppo di Napoli e del Mezzogiorno. Grazie a voi tutti che siete intervenuti.